Allora, siamo sicuramente soddisfatti del risultato di questa consultazione referendaria. Siamo anche convinti che la vittoria vera sia la vittoria della Costituzione, che esce indenne da questo ennesimo attacco, mi permetto di dire, e anche la vittoria dei cittadini e delle cittadine che sono andate a votare in una percentuale veramente inusuale negli ultimi tempi. Mi fa piacere, ci fa piacere che il voto dei giovani sia andato soprattutto per il no, perché questo ci sembra una dimostrazione del fatto che non sia vero che non si vuole il cambiamento. I giovani sicuramente vogliono il cambiamento, ma vogliono un cambiamento che sia coerente, ragionato, condiviso e come popolo della sinistra di cui mi sento di far parte, mi sento anche di dire che vorremmo impegnarci perché questo cambiamento venga attuato e finalmente la Costituzione venga quantomeno attuata, soprattutto per quello che riguarda i diritti e l'eguaglianza dei cittadini.